Pensavo da un bel po' di tempo di fare questo video, anche perché io, essendo cresciuto con i nomi giapponesi di Inazuma Eleven, pensavo che portare una top dei peggiori nomi tradotti nel mercato europeo di Inazuma fosse una cosa carina. Quindi, ciao, sono Bjorn e benvenuti in questo nuovo video dove parlerò appunto dei nomi peggiori tradotti in Europa. Questo video vedrà 6 nomi di personaggi, 3 tecniche e una squadra. Poi prossimamente penserò a come strutturare meglio il tutto, anche perché al momento saranno 10 nomi, però ci sono tanti altri nomi appunto che potrei dire, quindi cercate di pazientare un pochino. Partiamo subito. Partiamo da 2 nomi di personaggi che sinceramente mi hanno storto un po' il naso. Partiamo da Daichi Amagi, che qui è chiamato Wally Chang Cheng. Wally Chang Cheng. Chang Cheng penso che sia una storpiatura di un qualsiasi cosa in cinese. Avete presente tipo Virginia Raffaele in uno suo sketch a Sanremo che faceva cinton, 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 proprio a sfottere i cinesi? Ecco, io la stessa cosa penso pensando a Wally. È un po' strano. Stessa cosa per un suo compagno, Goichi Kurumada, che viene chiamato Subaru Honda. Secondo me l'hanno fatto un po' apposta, perché chiamarlo Subaru Honda? Perché? Che ti sale nel cervello? Perché devi chiamarlo come due moto? Oppure due case di moto, auto, eccetera. Perché? Che ti salta in testa? Cioè, che c'hai nella testa? Un'arachide? Facciamo un attimo uno stop, perché comunque, essendo anche di tecniche di cui voglio parlare, voglio citare Big Bang, che in italiano è stato tradotto Grande Fuoco. Allora, è un Big Bang, è un atomo, eccetera, eccetera, che praticamente esplode e forma l'universo, così, eccetera. Perché lo chiami Grande Fuoco? Perché lo chiami Grande Fuoco? Si chiama Big Bang per un motivo, perché è fatto partire l'universo. Che lo chiami a fare Grande Fuoco? Perché? Perché? Che ti è saltato in testa? Il terzo nome di personaggio è Tsukasa Hyodo, che qui è stato chiamato Alessandro il Grande. Non c'è nulla da dire, perché se nella prima serie hanno chiamato tutti in inglese, quelli giapponesi, perché cavolo devi storpiare qualsiasi cosa? Cioè, prima il cinese, poi l'italiano, poi. Cioè, usa i nomi inglesi, perché io mi sono abituato a quelli per la prima serie. Anche se sono uno di nomi giapponesi, però comunque nella prima serie i nomi erano belli almeno la maggior parte. Sfrutta quelli. No, invece devi andare sull'italiano e sul cinese e su altre sfaccettature. Perché? 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 Che ti salta in mente? Stessa cosa Shindo Takto. Shindo Takto, cioè, Takto significa dirigere, direttore, direttore d'orchestra, così, bacchetta, così, eccetera. Riccardo Dirigo. Forse volevi fare un gioco di parole, perché Dirigo, appunto, cioè, Dirigo così, però è brutto da sentire, cioè, almeno per me. Poi, voi pensate quello che volete, però Riccardo Dirigo a me suona malissimo, perché prima di tutto i nomi della prima serie, eccetera, erano tutti inglesi. Quindi, almeno, potete aspettarmi qualcosa di meglio. Però no, qui sembrano tutti di origine diversa, mentre sono tutti giapponesi, perché? Perché? Facciamo un altro stop, perché qua voglio parlare di un'altra tecnica che si chiama Fake Bomb. Fake Bomb è quella usata da Karl Kappa negli episodi dedicati appunto a Xavier e Scott, dove parlavano appunto di Kappa. Questo lo sappiamo. Fake Bomb
è stato tradotto ovviamente bomba fasulla nel videogioco, però nell'anime fiammata immaginaria. Perché la chiami fiammata immaginaria se proprio c'è la traduzione del videogioco? Siete strani voi di Level 5, multimedia, eccetera, eccetera. Siete strani. Ultimi due nomi. I miei preferiti. Però l'ultimo è davvero straziante, almeno per me. Konoha Morimura Trina Verdure. O Trina Verdure. Se, a me viene solo questo. Un Trita Verdure. Non so perché. Con la faccia di Trina. O di Konoha. Perché la devi chiamare così? Perché? Che problemi c'hai? Man? Allora, potevi chiamarla in qualsiasi modo. Però Trina Verdure. È davvero strano. È davvero traumatico per me, almeno. Però non c'è mai né fine al peggio. Quello più sofferto per me è Hayato Matatagi, che significa ambiguo, cioè è proprio l'essenza del suo essere. Falco Flashman. Io che l'ho portato alle fiere questo personaggio, essendo abituato al nome giapponese e non ancora sapendo nulla riguardo il suo nome europeo, perché meno male a quei tempi, niente, andavo alle fiere con il cosplay di Hayato, eccetera. Mi divertivo tantissimo, non c'era. Stavo bello spensierato. Fino a quando iniziarono a chiedermi le foto e iniziarono a chiamarmi Falco, che è Falco? Falco Flashman! Io in quel momento il mio cuore ha fatto track, track, track. Proprio volevo infartare, ma non ci riusciva, perché io... Perché questo? Perché è la cosa più schifosa che io abbia mai vissuto, questa. È il nome più schifoso che io abbia mai visto. Per il mio personaggio preferito, il Galaxy, tra l'altro. Cioè, perché... Niente, io sto ancora male, perché mi sento malissimo ripensando a questo. Ultimo stop, che parlerò sempre di una tecnica, ma poi parlerò di una squadra che già inizio a ticchettare. Questo spot per le tecniche è dedicato alle tecniche micidiali. Cosa voglio dire? Lo devo leggere perché altrimenti non capite. Perché è una lista quella che ho fatto. Allora, Loading Sword di Fidio. Paolo, la Death Sword e la Death Drop di Kyosuke. Victor. La Death Break e la Death Sword di Bash, che lo chiamo Baldap. Sono stati tutti tradotti, ma questo è solo un esempio. Spada micidiale di Paolo. Lancia micidiale, triangolo di micidiale di Baddap. Stoccata micidiale, rovesciata micidiale. Cioè, alcune traduzioni dovrebbero essere spada di Odino. Proiettile mortale. Comunque sono delle traduzioni belle. Sempre sto micidiale. Cioè, cambia almeno un pochino. Fai tipo, non lo so, incredibile, magnifica, super mega galattica. Cioè, non sempre micidiale. Flashman, tu sei l'uomo falco. Flashman, più forte sei tu. Più in alto, più in alto. Benissimo, questo era il video riguardo i primi nomi peggiori per quanto riguarda l'universo di Inazuma Eleven. Tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Qui troverete il mio Instagram personale. Qui troverete il profilo Instagram del gruppo. Mentre qui sotto troverete tutti i link a Instagram, Telegram, Facebook, eccetera. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Che in realtà questo video mi è piaciuto fare. Però
Penso che il prossimo video tratterà di altro. Poi, nel caso, consigliatemi qui sotto dei nomi peggiori che voi pensate siano, oppure qualche altra cosa. Alla prossima!